Talk Show. Amici Life, eccoci un'altra puntata. Oggi la dedichiamo al cinema, ma ci fermiamo un attimo perché ora faremo entrare colei che dà la luce. Queste luci non bastano, infatti, che ci dà veramente un palcoscenico ricco, ricco. Sembra essere sotto le stelle dell'universo in agosto. Ed ecco a voi Marta Perovic, eccola qui. Ciao Marta, non girarmi più attorno, ti blocco, perché mi fai girare la testa quella volta. Ferma qua, ferma, ferma. Ok, bravissima. Beh, tanto complimenti per il look, ma tu cambi spesso e volentieri, tu hai una sarta tutta tua, lo so, quindi non vuoi dire il nome perché i tuoi capi sono unici al mondo. Top Secret, bravissima. Bene, oggi dedichiamo questa puntata qui al cinema, un cinema attori, infatti sono due gli attori, ma anche sono più di due attori, infatti sono... Allora, con noi oggi abbiamo Federico e Tommaso Brusingan. Brusingan, perfetto. Brusingan, che veramente sono padre e figlio, quindi è un evento questo. Allora, sono le trombe che adesso noi sentiamo perché hanno un ritardo di qualche secondo ed entrano i due ospiti, i Brusingan. Eccoli qui. Vieni, vieni, vieni. Come va? Tiziano, benissimo, grazie. Facciamo accomodare tuo figlio, che è un attore debuttante qui di qua. Perfetto, ok. Beh, io ho conosciuto l'altro tuo figlio, perché quanti figli hai te? Due. Per il momento due, poi non so, magari riuscirai in futuro. Insomma. No, perché siete una famiglia di attori, quindi... E poi, tu ti chiami Andrea? Tommaso, infatti ci credi, c'è da mettere il naso, sì, no, è un'altra roba. Comunque, complimenti, perché adesso andiamo anche nello specifico, siete due attori, ma perché mi guardi con un po', tu hai matto, no? No, perché non sei abituato, tuo papà invece, vabbè, che mi sopporta. Bene, comunque siete due attori importanti, tu soprattutto, perché sei un veterano, tu sei all'inizio, giusto? All'inizio, bene. Allora ci sediamo, va bene? Ognuno sua sedia, tan. Senti pure? Ok. Oh, stai bene seduto così, sì, sì, sono molto comode queste sedie, vero? Sì, attenta a non spostarti troppo. Ok, allora, te ti conosco già di più perché ogni anno facciamo il Festival del Cinema Venezia legata a un regista molto importante, un caro amico, che possiamo anche dirlo, Massimo Emilio Gobbi, è stato anche attore di Gomorra nel 2008, che ha avuto parecchi premi anche, adesso è regista, però ogni anno ci sorprende qualcosa di nuovo. Bene, ma parlaci un po' di te. Oh. Allora, parliamo un po' di noi e ci raccontiamo, no? Allora, come sono finito in mezzo ai VIP, al mondo del cinema e alle mode? Allora, correva tutto nell'anno 2011-2010 circa, che dovevo acquistare una barca. Dovevo acquistare una barca perché avevo un'azienda che faceva trasporto a Venezia. E cosa è successo? È successo che un mio amico mi dice: guarda che c'è un regista che abita nella tua zona e ha una barca da vendere, che ha girato dei film e adesso non sa cosa farne. E allora mi metto in contatto con questa persona, ci presentiamo, ci troviamo alle 8 di mattina più o meno. Lui arriva con questa macchina nera, l'occhiale da sole, io non lo conoscevo, scende, mi fa: ciao, mi chiamo Massimo, fai un piacere, guida te perché io devo ancora andare a casa a dormire. E dico: oh, a posto, a posto, adesso dove andiamo? Allora salgo su questa macchina, lui mi dice: sì, io sono un attore, regista, ho fatto Gomorra. Io non sapevo neanche cos'era, quindi sono stato un po' un regista che abita anche vicino a casa mia in Riviera del Brenta, qui a Venezia, insomma. Bene, allora partiamo per questo viaggio, una nebbia che non vi dico, e arriviamo in questo posto dove c'è la barca e mi fa: però facciamo piano perché i proprietari potrebbero svegliarsi. Ma non capivo se erano i proprietari del campo o della barca. E allora a questo punto abbiamo visto un attimo la barca, via via, e per tagliare corto, poi a questo punto ci siamo capiti subito. Mi devo fermare? No, volevo fermare lui, no? Ah, ok. Magari sì, un po' più... Sintetico? Se no stiamo qua due giorni. Va bene, per farlo in breve, io e Massimo ci siamo capiti subito. È stata un'amicizia che è durata, dura ancora tantissimo.
ci vediamo per gli eventi, mi invita sempre tutti gli anni al Festival di Venezia, che faccia parte del cinema oppure no, io ci sono sempre, questo mi fa molto piacere, e tutto questo lo devo comunque al signor Massimo Emilio Gobbi. E passo il microfono a Tiziano. Ho spiegato molto in dettaglio le cose, questo non lo sapevo, una storia molto importante. Poi qui abbiamo Tommaso, giusto? Bene, Tommaso invece si approccia da poco, ecco, da quanto esattamente? Qualche giorno? 2019. Quindi che mese? Che mese? Settembre. Il giorno? Il giorno non me lo ricordo. Ma che l'ora? Neanche quelli. Sono cose gravi queste, perché uno startup si ricorda la vita, poi anche particolare. Solo... Mi ricordo benissimo il mio startup, non lo dico che è meglio, non lo ricordo. Ok, senti, ma tu hai iniziato quindi da poco, qual è subito il tuo impatto che hai vissuto? Beh, è stato un bel impatto, perché andare in mezzo a tutta quella gente VIP, dici io ora non valgo niente, però essere in mezzo a quelle persone è molto importante. Da lì, dopo, con mio papà mi fa: vuoi venire via con me, andiamo a sfilarti di moda, il Festival del Cinema. Io: va bene, andiamo, proviamo. Da lì mi è piaciuto, e dopo, sempre con Massimo Emilio Gobbi, siamo andati a fare dei docufilm come Banske e Terrazza Sentimento, e ora sta progettando qualcosa che non si sa, ovviamente. Segreto ancora, eh? Sì, segreto. C'è anche Marta come attrice, corrono voci, ma... Un giorno la chiameremo. Un giorno la chiameremo. C'è più comodo se vuoi chiamare adesso. Dicono veramente che Gobbi, Massimo Emilio Gobbi, sta dando un ruolo, non dico di protagonista, ma quasi sulla guerra in Russia. Non ho capito Putin, forse l'amante di Putin, non ho capito bene. Non ho capito bene. Tu sai qualcosa? Volevo fare questo film. Mi sta spifferando. Forse sei troppo possibile, stiamo zitti, eh. No, il regista si incavola poi. Quella che aveva portato l'anno scorso al Festival del Cinema Impero Putin è morta. Non so come sia finito, spero bene. Ma che è finita lei? Non so se sia finita là. È finita là? No, non lo so. È scattata? Boh. Non si sa. Beh, quindi Marta, se veramente girano queste voci che tu sarai una delle attrici nel prossimo film del regista Gobbi, casomai me lo dirà a me, penso, e quindi stai un po' attenta, perché lui fa cose alla grande, molto importanti, quindi deve essere veramente bravissima. Ma io volevo sentire da te, e parlo con il tuo papà così, perché sei molto emozionato, vedo che gli occhiali sono appannati, pulisci un po' gli occhiali. Anda prima, ok. Allora, volevo sapere da te un evento in cui sei rimasto un po' scioccato. Ah, beh, certo. Quasi una catastrofe. Quasi una catastrofe. È successo più di qualche volta, diciamo un paio di volte. È successo un evento tipo che siamo andati in 10 persone, 15, alla Festa del Cinema di Venezia, sempre con il nostro carissimo regista, e ad un certo punto il regista mi ha detto: aspettate un attimo, torno subito. E io lì con queste 10-15 persone, non da qui naturalmente, ma da Milano, Verona, Vicenza e chissà da qualche altra parte, visto che io non le conoscevo. E a un certo punto Massimo: cavolo, non si può più vedere, aspetta un'ora, ma sai dove è andato? No, aspettiamo 2 ore, ma sai dove è andato? No, lo chiamiamo un attimo, no, il telefono non risponde. Addirittura trovo mio amico Tiziano in giro per Venezia, gli dico: sai dove è Massimo? E lui dice: ma sarà dentro, ma prova ad andare a vedere. E poi va dentro, dalla mano mi fa così a posto: e cosa faccio con tutta questa gente? E dove andiamo? Cosa facciamo? Andiamo verso il vaporetto, se volete spendere poco, se volete spendere tanto, prendiamo un taxi, no? E allora a questo punto tutta la gente: oh, ma non si fa così, non si comporta. Ma io subito a giustificare: avrà avuto un inconveniente, si sarà sentito male, gli avranno rubato il portafoglio, insomma non lo so. E insomma, questo è un fatto di cui un po' scherzoso e un po' anche, diciamo, che va bene così. Tutto qua, Tiziano, prego. Massimo è una persona molto importante, molto seria sicuramente. Sai come sono i registi? Sono anche loro, come sono creativi, sono un po' anche con la testa sulle nuvole a volte, perché loro pensano già al progetto, al futuro, quindi è da scusare sicuramente, insomma, quindi... Comunque in ogni caso, ogni volta che lui si è dileguato, diciamo così,
ha sempre avuto le sue buone ragioni, nel senso che non è che sia scappato così perché è pazzo, un po' lo è, ma è scappato quando secondo lui aveva invitato della gente che non si sono comportate come che secondo lui dovevano comportarsi, e giustamente lui a un certo punto ha detto: bene ragazzi, arrangiatevi e io vado via, e così ha fatto, e ha fatto benissimo, insomma, da questo punto di vista, e l'avrei fatto anch'io, perché quando che tu organizzi una cosa e ti rompi le scatole a creare un evento e a portare in giro della gente per Venezia, e poi questa gente si comporta anche male perché invita chi vuole, come è successo, che ha invitato delle persone e hanno invitato delle altre persone. Massimo ha detto: io ho invitato solo quelle persone, non altre, quindi a questo punto arrangiatevi, e secondo me ha fatto benissimo. E tutto qua, Tiziano. Beh, io difendo Massimo, che è un bravo regista, io sono il suo avvocato morale, si può dire, il suo media anche, quindi sicuramente lui è sempre dalla parte del giusto. L'unica sua colpa è di essere grande creativo, una grande persona. E anche una persona buonissima. Buonissima, confermo, giusto? Sì, sì. Sei convinto che te. Bene, non chiudere perché Gigi sta prendendo un forbicione e facendo così, poi mi scrive sul tabellone, vede il tabellone là, taglia, 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 fino in fare, state anche adesso, vede. Quindi, perché poi andiamo troppo per le lunghe. Allora, ci dici soltanto dove contattate, contattare te e tuo figlio è la stessa cosa, quindi dove posso contattarvi? Beh, allora, come contatti miei possiamo contattare o Mattia Paglianuro, sì, okay, che è fra virgolette il nostro sponsor, o se no il mio carissimo amico Massimo Emilio Gobbi, regista. È facile da trovare, basta andare su Facebook, dappertutto, lui è ovunque, oppure nel cinema on demand, quindi o chi lo conosce, insomma, sa chi è. Ok, bene, a questo punto vi ringrazio, grazie mille per aver partecipato, grazie anche a tuo figlio, ciao e presto, alla prossima. Grazie.